Questa serata, che si innesta in altre serate dedicate all'arte, organizzate dalla Fondazione, è un progetto della Fondazione Banca Montepaone che mira sostanzialmente a dare visibilità all'arte, specialmente ai nostri artisti calabresi, che sono molti e sono bravi. Stasera abbiamo avuto Cesare Bellingeri, che è molto conosciuto, e c'è stata la possibilità, chi lo conosceva, di risalutarlo e a chi non conosceva sicuramente di avvicinarsi. Crediamo molto nel binomio fondazioni-arte, perché riteniamo che è l'unico modo per dare spazio a questo fatto che l'aspetto estetico, artistico, culturale. Solo una fondazione in effetti può andare ad aiutare proprio questo mercato dell'arte e in effetti il mercato della cultura. Allora, questo è un secondo evento, perché è strutturata così. Questa attività. Ogni 3-4 mesi noi cambiamo l'artista, l'esposizione nei luoghi di questa filiale digitale, quindi la fondazione si interessa a trovare l'artista e a dare la possibilità anche nei luoghi di lavoro, come avviene ormai specialmente nel nord Italia, forse qui un po' di meno, dove l'artista ha la possibilità di conoscere presso un'abitazione o addirittura presso un'azienda. Anche noi abbiamo voluto un po' essere innovativi e portare e porteremo degli artisti ogni 3-4 mesi che cambieranno. C'è stato Pino Pingitore, che è stato molto apprezzato, adesso abbiamo Cesare Bellingeri, che come avrà avuto modo di vedere c'erano oltre centinaia di persone che sono venute a sentirlo, a salutarlo ed essere ad ammirare le opere resteranno presso la filiale fino al 31 gennaio, successivamente ci sarà già un altro artista che noi sappiamo chi è, ma in questo momento non lo voglio ancora dire, ma sicuramente dopo Cesare ci saranno altri autori importanti. Dunque, la fondazione della Banca Montepaone nasce da un'idea mia, ma poi sponsorizzata da tutti i soci della Banca Montepaone, di fare qualcosa di diverso, quindi non fare soltanto banca, non fare soltanto economia, non fare soltanto un bilancio, un conto economico basato sui dati di aggregati di un bilancio, ma fare anche un bilancio sociale. Ecco perché la Banca Montepone è voluta essere in ogni caso in centro, venire a Catanzaro perché è giusto, Catanzaro meritava, riteniamo, un'idea del genere, che mi si è sviluppata un'idea del genere, fare cultura, fare banca, ma farla diversamente, cercando di stare vicino alle comunità. Il nostro credito, il primo credito è il credito dei rapporti che si vanno a instaurare sulle comunità. Alla fine anche Catanzaro è una comunità a sé, però è una comunità importante perché è un capoluogo di regione. Forse molte volte viene bistrattato, ma invece ritengo che Catanzaro, Piazza Mazzini, la cittadella giudiziaria che è via Catanzaro sono delle cose importanti. Quindi volevamo essere vicino a questa realtà, cercando di portare anche una ventata di novità con questa arte, con la Fondazione Banca Montepaone. Secondo me è una cosa a favore sia dell'arte che del pubblico. Sai perché? Questa è la seconda mostra che io faccio in un ambiente diverso da un museo o di una galleria d'arte. Perché si incontra gente diversa e quali stanno in famiglia insieme agli arredi. Cosa che in galleria non succede perché sono degli ambienti asettici dove l'opera vive solo di per se stessa. Qui l'opera vive in compagnia di alcune cose, forse esterne alla sua, così, alla sua qualità, al suo valore, ma dentro una cosa che vive. E secondo me è importante. Perché l'arte, soprattutto questo, sai, è diventata asettica l'arte dagli anni 50 in poi, quando hanno inventato il cubo bianco. Ma l'arte ha sempre vissuto in ambienti ricchi di colore, di vita, di memoria. E per me l'arte, a parte tutto, devo dire, che io ho sempre pensato che le mie opere assorbono lo spazio, la cultura e la vita dello spazio.
incunandosi dentro le pieghe, non ti so dire adesso, però mi pare che sia l'idea giusta per farli vivere insieme agli altri. Diciamo lì alla conferenza, i quasi non hanno memoria né voce, però se riesce a sentire la sua voce, riesce ad entrare dentro, a capire un mondo a te sconosciuto, perché questo mondo sconosciuto per me, quando li faccio, è un mondo sconosciuto, è un mondo che va, sai, l'opera d'arte, l'inizio è un biglietto di andata senza ritorno, perché può darsi che non torna più il quadro. I quadri sono come fantasmi, li vedi un volto e poi non li vedi più. Io, sai, che quando dipingo ho la bramosia di finire l'opera, per vederla finita, perché so che domani mi scomparirà il fantasma.